dice due cose sull'OSI dei Gelsi che io ho contribuito a creare. Dunque, l'OSI dei Gelsi è nata grazie al poi la vediamo al Circolo Legambiente di Paderno Dugnano, che si chiama Grugno Torto. Guarda, questo circolo si è costituito negli anni 80 e una delle prime cose che sono state fatte è stata fatta per più anni iniziative di pulizia del viale di Villa Bagatti Bolsetti, al quale hanno partecipato due associazioni, WWF e Legambiente, e la partecipazione di molti cittadini di Palazzolo Milanese. Adesso voi lo vedrete, io ormai sono andato via, ma il viale di Villa Bagatti all'inizio era una discarica, cioè in quegli anni lì, all'inizio il viale di Villa Bagatti era veramente ridotto in condizioni pietose, mentre verso Varedo qualcosa ancora di bello c'era e si salvava, nella zona di Paderno Dugnano era veramente ridotto a una discarica abusiva, ma anche con materiali pericolosi. Per più anni queste due associazioni hanno portato avanti iniziativa con i cittadini di Paderno e di Palazzolo, soprattutto di Palazzolo, di pulizia, ma soprattutto sensibilizzando l'amministrazione. Man mano si sono succedute delle amministrazioni che per fortuna sono, diciamo così, sono dimostrate sensibili e hanno... E adesso la parte di Paderno è più bella di quella di Varedo. Sì, anche perché c'è una strada che originariamente non c'era, che attraversa, e in realtà quella strada non è una strada originale, è stata fatta dopo. E da lì è partita l'idea. Poi, vicino alla Viale Bagatti Valsecchi, nel Parco Grugno Torto, ci è stata data in concessione un'area che era privata e poi diventata in parte comunale, da piantumare. Cioè, con iniziative delle scuole, questa area, che è l'OSI dei Gelsi, è stata presa in carico dal Circolo Grugno Torto della Legambiente e grazie a tante iniziative che sono state fatte negli anni, sono state piantate quasi 20.000 alberi. Una volta erano tutti campi. E il fatto di piantare degli alberi in quest'area serve per tutelare l'area, nel senso che è più facile erodere un pezzo di campo, soprattutto se abbandonato, soprattutto se lasciato andare, soprattutto se ci sono dei rifiuti, trasformandola con la scusa di qualificarlo in zona edificabile, vuoi industriale, vuoi residenziale, vuoi quel che è, piuttosto che un bosco, soprattutto se frequentato da scuole. Ma i Gelsi sono stati scelti perché i Gelsi, lì anticamente, no, non solo lì, allora tutta questa zona del nord Milano, il gelso è una pianta, che un'essenza che veniva molto utilizzata perché c'erano gli allevamenti di bacchi da seta, e il gelso, in milanese murù, era proprio l'albero che veniva utilizzato a delimitare i vari campi e i vari sentieri di campagna, diciamo così. L'allevamento del bacco da seta in cosa consistiva? Nel prendere le foglie del gelso, che erano l'alimento del bacco da seta. Molti contadini, tra virgolette, per arrotondare, ma non solo contadini, non avevano stipendio, addirittura mettevano nella propria casa i bozzoli. L'allevamento del bacco da seta, che consisteva in alcune assi su una parete dove venivano messi i bacchi da seta con le foglie del gelso, che veniva chiamata la foglia. E il bacco del gelso, tra l'altro, di notte si sentiva. Se li trovavano in letto. Si trovavano nel letto, ma si sentiva il rumore del bacco da seta che mangiava proprio queste foglie che erano dentro l'abitazione. Destinavano una parete dell'abitazione a questo tipo di allevamento del bacco da seta, che in milanese si chiama cavalier. Qualcuno li chiama bigatito o bigat. In realtà, bigatito o bigat non è il nome giusto del bacco da seta, ma per esempio di cavalier. Era molto diffusa perché in tutta questa zona che va da Milano fino a Como c'erano molte filande, molte. Sì, allora. E quindi il bacco da seta, qui l'industria tessile fino a 50 anni fa è stata forte, tant'è che la nostra biblioteca è stata costruita su una. Ma non era sulla seta. Sulla seta c'era questo, certo. Poi una torre di Incirano e un pezzo di un canapificio. Il mercato dei bozzoli veniva fatto proprio in piazza della chiesa, e qua veniva chi aveva le fabbriche ad Esi o a Monza ad acquistare i bozzoli per la seta.